Salve a tutti, mi chiamo George Wright e sono qui con il dottor Vibe Cook. Non vediamo l'ora di iniziare la telefonata per sentire quello che ha da dire. Prima di tutto lasciate che vi dia alcuni aggiornamenti sui prodotti. Abbiamo alcune entusiasmanti novità da aggiungere alla famiglia Lindicalc. Quindi, quando guardate la vostra libreria di ingredienti, troverete una nuova categoria, i sali di Schüffler. Abbiamo due nuovi ed entusiasmanti InfoBoost, con 12 fantastici ingredienti che vanno di pari passo. Dottor Cook, c'è un collegamento con queste categorie e gli ingredienti nei Boost? Beh, i sali di Schüffler sono usati omeopaticamente, ce ne sono 12 e alcuni di loro erano già presenti nella libreria, quindi abbiamo dovuto aggiungerne altri. Li potete vedere in questa lista sulla destra. Poi l'armonizzatore a 5 elementi, maschile e femminile. Per questi due infobus voglio ringraziare Angelica ed altre persone che li stanno usando da alcuni mesi con grande successo e un effetto notevole. Una delle sfide che abbiamo con l'IndyCard è dire alla gente: ehi, accendi questo InfoBoost e poi vedi cosa accade. È bello attivare InfoBoost che creano un impatto che si può effettivamente percepire, perché è una grande sensazione e ciò che accade la maggior parte delle volte. Quindi l'armonizzatore a 5 elementi ha a che fare con gli ormoni o no? Beh, ha a che fare con tutto. La medicina tradizionale cinese divide il corpo in 5 elementi e diversi organi esistono in uno o nell'altro degli elementi e tutti interagiscono tra loro in determinati modi e si contrastano anche a vicenda con altre modalità. Noi con questi InfoBoost l'intento è quello di bilanciare l'intero sistema. Giusto, bene, questo sembra un altro argomento per un altro giorno. In effetti potrebbe esserlo. Allora parliamo di oggi, dottor Cook. La nostra discussione è sulle emozioni, ma vedo anche che l'incontro è il primo di tre. Sì, è la ragione che è la prima di tre, George, e che ci occuperemo di questo nei prossimi mesi. Ed è in previsione di un'aggiunta di Picard che tratta proprio le emozioni in modo più diretto. Parlando di emozioni, in una serie in tre parti, avremo così la possibilità di ottenere una solida base per poter poi avere la comprensione della realizzazione dell'applicazione di questo nuovo set di funzionalità che stiamo inserendo in DindyCard. Quindi tenetevi forti per le cose che verranno. Mi aspetto che lo faremo uscire prima della fine dell'anno. Non voglio promettervi nulla prima di questa data, ma mi impegnerò a farlo uscire il prima possibile e ne siamo veramente entusiasti. Sono eccitato per questo, so che le emozioni sono un grande argomento e so che ne abbiamo parlato in molte altre conversazioni, dottor Cook, ma ho solo bisogno che tutti capiscano la profondità dell'esperienza che lei ha nel fare un lavoro sulle emozioni. Per decenni ha svolto lavori emozionali e ha realizzato prodotti per aiutare a lavorare con le emozioni. E quindi ascoltare uno dei pionieri di questo settore è davvero un onore ed un piacere. Le emozioni fanno parte della fisiologia ed è impossibile scollegarle. A volte la gente dice: non sono davvero in contatto con le mie emozioni, e questo può essere vero, oppure che non ha emozioni, e non è vero. Ma alcune persone sono più emotive, il che significa che sono più sensibili o più in sintonia con le loro emozioni. Di regola le donne tendono ad essere più emotive degli uomini, e penso che abbia a che fare con la fisiologia, ma questo non significa che gli uomini non siano emotivi. Ogni processo di malattia ha una componente emotiva. Ogni situazione in cui ci si può trovare nella vita ha una sorta di emozione collegata ad essa. Tutti questi elementi in questa triade della salute, la funzione, l'emozione e l'energia, sono tutti legati insieme. E queste frecce che vedete in una sola direzione in realtà vanno in entrambe le direzioni. Quindi ecco un esempio. Diciamo che avete una conversazione con uno dei tuoi buoni amici e questa è un'esperienza che sono sicuro tutti noi abbiamo avuto. E durante la conversazione voi prendete tutte le informazioni e le facciamo scorrere attraverso il nostro sistema di credenze. Non sto parlando solo delle nostre credenze religiose, sto parlando delle nostre credenze su tutto, perché abbiamo un credo su tutto nella vita. Creiamo quindi una percezione e quella percezione creerà poi un'energia, provocando un'influenza energetica sul corpo. E l'influenza energetica farà sì che gli aminoacidi si organizzino in diverse strutture e ad ogni struttura è associata una diversa emozione. Quindi,
La struttura che può verificarsi in questo caso sarebbe, diciamo, che sei triste, o forse sei confuso, o forse sei arrabbiato per questa conversazione che hai avuto con la tua amica, perché lei si è presentata in un certo modo. Così, dopo un paio di giorni, ci rimugini sopra e ti chiedi cosa stia succedendo. Alla fine decidi di richiamare il tuo amico ed esprimi la tua sensazione per la conversazione avuta qualche giorno prima e gli dici: oh mio Dio, sono così dispiaciuta di essermi presentata in quel modo. E poi lui ti spiega cosa sta succedendo nella sua vita che lo rende molto turbato e molto teso. E allora gli dici: oh mio Dio, capisco perfettamente, mi dispiace molto che sia successo, pensavo che fossi arrabbiata con me. E lui dice: oh no, no cielo, no, non sono arrabbiato con te, è stata quell'altra circostanza con cui tu non hai niente a che fare a rendermi intrattabile e non ho saputo tenerla fuori dalla nostra conversazione, mi dispiace. Quindi quello che succede ora è che hai nuove informazioni, quindi cambia di nuovo la tua percezione, quindi la reazione energetica che si crea fa sì che quei peptidi si organizzano in un modo diverso ed ecco che la tua emozione cambia e succede quasi immediatamente. A volte sei arrabbiato con qualcuno e stai parlando, forse stai parlando con i tuoi figli e stai dicendo ehi bla 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 e poi il telefono suona e tu prendi il telefono e dici ciao. Ora siamo un po' schizofrenici in un certo senso, ma le nostre emozioni possono cambiare rapidamente e questo è il modo in cui funziona, giusto? Quindi ci sono altri modi in cui possiamo cambiare le nostre emozioni. Per esempio, potremmo prendere la struttura peptidica di una particolare emozione e potremmo iniettarla dentro di te e questa creerebbe un cambiamento. Quindi bypassa il lato energetico, bypassa, non ignora il lato dell'informazione, perché una delle ragioni per cui le nostre emozioni cambiano è perché la struttura del peptide porta con sé il proprio set di istruzioni. Un altro modo in cui potremmo cambiare le nostre emozioni è quello di esporci a qualche tipo di stimolo esterno. Se avete mai sentito un buon violinista, sai che i violini hanno una voce e quella voce può suscitare emozioni. Voglio dire, a volte potresti ascoltare una bella e triste canzone di violino ed ecco che cominci a piangere e dici: non so perché sto piangendo, perché nessuno mi dice niente di brutto, ma per qualche ragione l'energia che proviene da questo violino sta suscitando questa emozione e mi fa piangere. Bene, limbic arc si occupa esclusivamente di informazioni, non sta iniettando nulla e non è un generatore di frequenze, ha a che fare con l'energia o con l'informazione. E l'informazione è ciò che viene trasmesso. E così, se disponi le cose in un modo diverso, trasmettono significati diversi e quel trasporto è ciò che è l'informazione. Quindi, le informazioni che Limbic Arc usa sono contenute nel database, nel cloud, e quel database contiene oltre 730 diversi ingredienti brusco. Questi oggetti nella nostra libreria li chiamiamo oggetti virtuali perché in realtà non memorizzano l'elemento lì, ma abbiamo una tecnica per collegare il codice binario che è lì con l'elemento reale. E quindi sono rappresentazioni di cose, come prodotti chimici o erbe o imponderabili, come il sole, o i minerali, i funghi o i sali di Schwesler. Quando poi si esegue una scansione sparte, tutti questi elementi della libreria ottengono un punteggio per te. E poi selezioni quelli che vuoi e premi il pulsante di attivazione. E attraverso una relazione intrecciata che esiste tra te, il tuo account e il database, quell'informazione ti viene trasmessa e ha un impatto sul nostro triangolo della salute, proprio come l'informazione che potete aver preso dalla conversazione con il vostro amico di cui abbiamo parlato prima. E poiché abbiamo a che fare con la parte del corpo che è la più intelligente, cioè il subconscio, quell'informazione viene incorporata. Io ho visto numerosi esempi e so che molti dei nostri affiliati e clienti hanno visto numerosi esempi del valore delle informazioni e delle cose miracolose che il nostro corpo può fare con esse. Quindi, la conclusione di questa presentazione, George, è che l'emozione è parte integrante della vita e tutto ciò che facciamo ha emozioni che parte da esso. E questo è tutto. Bene, e quindi letteralmente gli infobus hanno un impatto sulle emozioni in questo modo. Voglio dire, più sappiamo e più ha senso. Solo il fatto di sapere che questo è lì che inizia a lavorare, ciò gli dà molto potere. La gente infatti dice: puoi aiutarmi con la mia salute emotiva? E la risposta è sì, ma non importa cosa fai, aiuterà la tua salute emozionale. In altre parole,
Se dico, ecco, una vitamina o un farmaco o un ago per l'agopuntura o un massaggio o c'è un esercizio che puoi fare, tutte queste cose avranno un impatto sulle emozioni perché questa triade della salute è collegata a tutto. Fantastico, sono entusiasta di continuare la nostra conversazione sulle emozioni. So che c'è dell'altro in arrivo e sono molto contenta di ciò che questo significherà per noi. Nel frattempo, se volete lavorare sul benessere emotivo, usate l'InfoBoost. Usa il tuo Spark Scan e vedi l'impatto che fa. Bene, e ricorda che la voce è specifica per un argomento, quindi quando fai il tuo Spark Scan parlate di ciò che per cui vorreste avere aiuto. E se per esempio hai avuto una relazione problematica, diciamo con un tuo amico, puoi parlare di quello. Ciò che apparirà sul punteggio sono le cose che avranno l'impatto più positivo ottenendo i punteggi più alti. E se le metti nel tuo InfoBoost, sarai sorpreso che avranno effettivamente un impatto su ciò di cui tu hai parlato. Beh, è interessante perché so che ci sono molte volte in cui le persone si emozionano, come ha detto prima. Diventano emotive senza un apparente motivo. Giusto? Fantastico, dottor Cook. Se ha un paio di minuti, esaminiamo un paio di domande. Grazie a tutti quelli che hanno inviato domande da porre al dottor Cook a chiocciolalimbicarc.com e se invierete delle domande saremo felici di affrontare questa occasione. Non possiamo rispondere a tutti, ma ne abbiamo tre che vorremmo affrontare adesso, quindi iniziamo. Dottor Cook, come funziona la tecnologia LimbicArc in combinazione con i farmaci o con gli integratori che sto già fisicamente assumendo? Funziona molto bene, interagisce molto bene. Sai, a volte racconto la storia di una donna che venne nella mia clinica con i sintomi dello scorbuto. La sua dieta era ricca di vitamina C, in realtà stava assumendo la vitamina C e non si comprendeva come mai manifestasse i sintomi dello scorbuto nonostante avesse tutta quella vitamina C nel suo corpo. Così ho fatto l'equivalente di un InfoBoost per lei e guarda un po', nel giro di pochi giorni tutti i sintomi da scorbuto sono scomparsi. È incredibile. LimbicArc ti dà solo informazioni, perché l'informazione è così fondamentale per tutto ciò che riguarda la vita e quindi ci occupiamo della qualità della vita. Non ci interessa diagnosticare o curare le malattie, noi siamo interessati a migliorare la qualità della vita delle persone. L'informazione è probabilmente l'aspetto più fondamentale di come si migliora la vita di qualcuno con le giuste informazioni e non c'è bisogno di prendere le informazioni a livello conscio, puoi prendere a livello subconscio. Quindi la risposta è che rende la tua vita migliore. Se stai prendendo dei buoni farmaci, o stai prendendo dei buoni integratori, o stai mangiando del cibo sano, un InfoBoost dovrebbe far funzionare tutto questo meglio. Ho sentito persone parlare di potenziali blocchi e altre cose che possono accadere con i prodotti fisici. L'informazione sembra in qualche modo bypassare alcuni di questi blocchi, rendendo InfoBoost molto efficace quanto un prodotto fisico potrebbe non esserlo. Sì, esatto. Ho sentito Ron Spence, il nostro affiliato principale, che ne parlava. Ha una spiegazione piuttosto eloquente di come funziona e come potrebbe funzionare. Ok, dottor Cook, prossima domanda. Non ho notti di sonno riposante da molto tempo. Cosa suggerisce? Abbiamo un InfoBoost chiamato Sonno. Potresti provare quello. E il modo in cui lo farei io è fare uno Spark Scan e poi andrei all'InfoBoost del sonno, guardare dove arrivano i punteggi e prenderei, non attivando necessariamente tutto quello che c'è nell'InfoBoost, ma attiverei gli elementi principali. E quando dico gli elementi principali vuol dire quelli che vanno sopra al 60-70%. Il modo in cui attiviamo l'InfoBoost non è per trattare una condizione, è un'aggregazione di elementi che hanno un impatto noto in quella particolare area. Quindi, quando guardi l'InfoBoost del sonno, per esempio, vedrai cose come magnesio e melatonina. E queste sono cose che sappiamo possono aiutare qualcuno a dormire meglio se le prende fisicamente. E con l'InfoBoost ti stiamo solo dando le informazioni. Ma sappiamo che ci sono molte persone che mi hanno detto che accendendo, attivando l'InfoBoost del sonno ottengono la migliore notte di sonno che non hanno mai avuto da tanto tempo. Bene, e visto che abbiamo appena parlato di emozioni, sono sicuro che lavorando anche sulle tue emozioni puoi avere un impatto positivo anche sul tuo sonno. Giusto? E sarai sicuramente meno scontroso se dormi abbastanza, almeno io lo sono. Le emozioni hanno un impatto più volte negative che positive sul sonno. Bene, prossima domanda, dottor Cook. Questa è piuttosto interessante.
Perché dovrei usare uno degli InfoBoost predefinito a tema invece di usare direttamente l'InfoBoost generico? Lascia che ti dica come lo uso io. Diciamo che il problema è il sonno. Quindi quando creo lo Spark Scan potrei dire che ho difficoltà a dormire o che sto dormendo da schifo, o direi che mi piacerebbe davvero dormire meglio. Non importa se parli in modo negativo o positivo, basta che rimani nel tema. Quindi il mio Spark Scan viene avviato da un mio discorso sul sonno. Poi quello che faccio è entrare nell'infoboost del sonno e prendo gli elementi più importanti nell'infoboost, perché so che quelle voci hanno un effetto noto nel migliorare il sonno. Ma poi dopo quello vado in tutte le categorie. Invece delle categorie vado su tutti, che è l'intera libreria, e cerco gli elementi più importanti. Potrei avere un paio di elementi qui dentro che hanno ottenuto un punteggio di 99-97%. Potrebbe essere più alto degli elementi che sono nell'infoboost del sonno. E così includo i primi 1, 2 o 3 di quelli. E poi questo è quello che è il boost che attiverò. Quindi approfitta delle conoscenze acquisite nella costruzione degli infoboost, ma il tuo Spark Scan personalizzato può guidarti ad altri elementi che potrebbero non apparire nell'infoboost del sonno o in qualsiasi altro infoboost. E il problema con il tuo sonno potrebbe non essere quello che pensi che sia. Potresti avere un problema di sonno e non hai bisogno di melatonina, hai bisogno di qualcosa che generalmente non è collegato o che non è noto essere correlato al sonno. Quindi non è stato incluso nell'infoboost. Ecco perché mi piace andare in tutte le categorie e vedere cosa c'è davvero in cima. Giusto, so che per il mio infoboost è bene avere un argomento in mente perché per qualche ragione mi dà qualcosa con cui misurarmi. Se eseguo un infoboost del sonno, sono concentrato sul mio sonno e posso misurarlo per vedere come funziona per me. Un infoboost personalizzato è qualcosa che userei più in generale per scoprire cosa sta succedendo in modo che io possa avere una visione migliore su come stanno funzionando le cose. Ma questo è solo il modo in cui lo uso io. Giustissimo. Apprezziamo le domande che sono arrivate, continueremo a farlo in futuro, quindi se avete delle domande che vorreste discutere in forum pubblico, qui con il dottor Cook, inviatecele ad ask.dottorcook@lindicark.com. Quindi, dottor Cook, grazie. Non vediamo l'ora di usare l'IndyCark per lavorare sulle emozioni, non vediamo l'ora di avere più informazioni sull'IndyCark e auguriamo a tutti felicità e benessere. Usate questi infoboost e rendiamo il mondo un posto migliore. Grazie a tutti. Use those infoboosts and let's make the world a better place, one infoboost at a time.